Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Mercoledì 28 novembre. Ariete, la luna in sestile a Urano è foriera di novità, incontri interessanti e momenti piacevoli. Per una giornata ricca di emozioni, la vita sociale sarà vivacizzata da nuovi incontri e contatti utili anche per la vostra professione. Toro, la fase non è esaltante, ma l'energia non vi manca e la voglia di ottenere risultati concreti vi aiuta ad affrontare con razionalità i problemi. Non rinunciate agli spazi di libertà conquistati con tanta fatica, sappiateli difendere con risolutezza. Gemelli, giornata ideale per scrollarsi di dosso ogni residuo d'apatia. La luna vi esorta a muovervi, uscire, incontrare gente e allacciare contatti. In famiglia cercate di mostrarvi più flessibili, accettando per il quieto vivere qualche compromesso. Cancro, immaginazione e sensibilità sono i vostri punti di forza. Fate leva su questi punti per risolvere una situazione di stallo in ambito professionale. Dal punto di vista economico-finanziario farete bene a tenervi alla larga da investimenti a rischio. Leone, anche la luna vi guarda con una certa benevolenza. Avrete qualche difficoltà sul piano degli affetti. Non contate sulla fortuna in amore. La disarmonia dei pianeti veloci vi riguarda da vicino. Mantenete un atteggiamento più prudente. Vergine, emergerete dai sogni confusi e un po' incerti sul da farsi. Desideri contrapposti fanno un tiro alla fune. Difficile oggi trovare un punto di equilibrio. Cercate di distrarvi un po', limitate gli impegni e dedicatevi a ciò che vi fa stare bene. Bilancia, la luna è dalla vostra, ma non aspettatevi troppo da questa giornata. Durante il lavoro o lo studio fate pause frequenti per ricaricare le energie. Il rigore del vostro comportamento per certi aspetti vi aiuta, ma non facilita i rapporti. Scorpione, una lieve schiarità all'orizzonte, foriere di tempi migliori che non tarderanno ad arrivare. Intanto pianificate nel dettaglio i vostri progetti. Non perdete tempo in sterili discussioni ed avvicinate chi può aiutarvi a crescere professionalmente. Sagittario, in transito nel segno opposto dei Gemelli, la luna vi rende inquieti. Siate selettivi con gli impegni e provate a ritagliarvi i vostri spazi. Non cercate però scappatoie per evitare un lavoro in sospeso, è giunto il momento di concluderlo. Capricorno, vi sentite pronti a mettervi in gioco, sicuri di poter fare affidamento sulla razionalità e sull'efficienza, da sempre vostra fedele compagna. Se avete in mente un progetto importante, confidatevi con un amico esperto che saprà consigliarvi. Acquario, una giornata generosa in un periodo un po' avaro per voi. La luna in Gemelli è l'ideale per dare libero sfogo al vostro desiderio di originalità. Allargate il giro di conoscenze, organizzatevi per rendere più vivaci la vostra vita sociale. Pesci, razionale e dinamica, la luna in Gemelli crea notevoli disagi al vostro temperamento romantico e piuttosto pigro. Reagite, essere insicuri non giova. Combattete la tendenza a distrarvi per fuggire dalle vostre responsabilità.